all'inizio degli anni 90, un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze di Parma, diretto dal professor Giacomo Rizzolatti, ha scoperto l'esistenza nel sistema motorio di neuroni specchio, ovvero neuroni che si attivano sia durante l'esecuzione di un'azione, sia durante la mera osservazione della stessa azione eseguita da un altro individuo. Verso la metà degli anni 90, il neurologo indiano Ramachandran, insieme ai suoi collaboratori, traendo ispirazione da questi studi, è il primo a intuire come una rappresentazione sensomotoria dell'azione osservata possa impattare sui disturbi tipici dei pazienti amputati. Insieme al suo gruppo di ricercatori, inizia ad indagare gli effetti dell'uso dello specchio nella riabilitazione del dolore da artofantasma. A questo scopo crea la Virtual Reality Box. Attraverso questo strumento l'arto mancante, sede di dolore, è ricreato grazie ad uno specchio. Si invita il paziente a posizionare il moncone d'amputazione all'interno di una scatola. Sulla superficie interna di questa scatola è applicato uno specchio per fare in modo che il paziente possa vedere l'immagine riflessa dei movimenti dell'arto controlaterale sano. Questi movimenti riflessi, svolti con la parte sana, vengono visti dal paziente generando in lui l'illusione che sia proprio la parte amputata a svolgerli e attivando le regioni cerebrali responsabili del controllo motorio dell'arto amputato. Nel 1999 Altschuler ed i suoi collaboratori introducono il concetto di mirror therapy nel campo riabilitativo, presentando una nuova tecnica volta al trattamento del paziente con emiparesi. Essa consiste nel far muovere al paziente con esiti di ictus entrambi gli arti, gli si chiede di eseguire gli esercizi in modo simmetrico e lo si invita ad osservare il movimento dell'arto sano riflesso nello specchio. In questo modo il paziente ha l'impressione che l'arto paretico si stia muovendo correttamente. L'input visivo determina una rappresentazione motoria in grado di ingannare il paziente e fargli percepire il movimento dell'arto paretico come corretto. Nel 2017 è iniziata una collaborazione tra Centro Grandi Ustionati dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e l'Istituto di Neuroscienze del Centro Nazionale di Ricerche di Parma per valutare l'efficacia della Mirror Box nella gestione del dolore durante il trattamento riabilitativo del paziente ustionato. L'ipotesi è che se il paziente ustionato osserva grazie allo specchio il movimento del suo arto sano, percepirà meno dolore al suo arto ustionato e questo gli consentirà di avere una motilità migliore. Abbiamo sottoposto il programma riabilitativo con Mirror Box 14 pazienti con ustione solo da un lato del corpo di età compresa tra i 22 e i 67 anni. Sono stati esclusi i pazienti con difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Le scale di valutazione utilizzate sono la Numeric Range Scale, la Active Range of Motion e la Passive Range of Motion. Tutti i parametri sono stati rilevati in 5 momenti diversi. T-1, prima del trattamento. T0, appena inserito l'arto ustionato nella Mirror Box. T1, dopo circa 2 minuti di esercizi nella Mirror Box. T2, a 5 minuti dalla fine del trattamento. T3, a 30 minuti dalla fine del trattamento. Ogni seduta dura dai 5 ai 15 minuti. Al paziente viene chiesto di guardare lo specchio e di svolgere gli esercizi prestabiliti non solo con l'arto sano ma anche con quello ustionato, eseguendo almeno 10 ripetizioni. Per poter comparare i risultati ottenuti con la Mirror Box sono stati valutati gli stessi parametri in un gruppo controllo, costituito da 12 pazienti di età compresa tra i 16 e 80 anni con ustione bilaterale agli arti. Nonostante i limiti legati alla sua natura preliminare, questo studio evidenzia risultati incoraggianti. La Mirror Box Therapy ha prodotto cambiamenti significativi dal punto di vista qualitativo. I pazienti, infatti, hanno descritto una riduzione della sintomatologia dolorosa, un aumento della capacità di movimento, un senso di imbroglio positivo al cervello ed hanno definito la Mirror Box una scatola magica. I dati quantitativi hanno restituito una riduzione significativa del dolore nei pazienti sottoposti alla Mirror Box e un'elevata stabilità del dolore nel gruppo di controllo. Lo studio mostra una notevole riduzione del dolore fin dal T0, mantenuto oltre la fine del trattamento. Si evidenzia quindi come la Mirror Box sia in grado di indurre un cambiamento duraturo dell'attività cerebrale e una conseguente riduzione del dolore percepito, con una migliore riuscita del trattamento riabilitativo. Il gruppo di controllo, invece, ha mostrato una elevata stabilità del dolore percepito, con un lieve aumento durante la movimentazione dell'arto ustionato.